torno a chiedere, a fare un'interrogazione che ho fatto giusto un anno fa a questa amministrazione. Allora, premesso che in data 14 ottobre 2017 la villa di Via Pisa confiscata al clan Belforte fu consegnata all'associazione Uniti Per, che si occupa di persone diversamente abili residenti a Marcianise e a Capotrisi nei comuni vicinori, alla presenza della dottoressa Ivana Romano, allora amministratore giudiziario del bene, che nei primi giorni di agosto del 2018, in piena estate, l'amministrazione comunale attraverso gli uffici competenti chiedeva alla suddetta associazione di lasciare entro 10 giorni la villa confiscata alla Camorra, perché, come il sindaco comunicava su Facebook il 2 agosto 2018, apro virgolette, nella villa sarà realizzato un altro progetto sociale ancora più importante, un progetto per la cura dell'autismo e per l'assistenza ai ragazzi autistici, progetto pilota in tutta la provincia. Che alla data in cui si scrive questa interrogazione non ci risulta che questo centro ASL sia stato avviato presso la suddetta villa né presso nessun'altra sede a Marcianise. Che lo stato di abbandono in cui versa oggi la villa confiscata non rende giustizia alla legge 109 del 1996, che prevede che fine ha fatto questo progetto dell'ASL per l'assistenza ai ragazzi autistici, e nel caso in cui questo progetto sia stato completamente abbandonato, che destinazione sociale intende dare questa amministrazione alla villa confiscata alla Camorra? Grazie consigliere Tartaglione. Prego assessore Mezzacapo. Allora, ringrazio il consigliere per l'interrogazione. Allora, in realtà sì, quando noi siamo arrivati sul comune abbiamo visto che c'era questo accordo, era stato fatto con l'ASL per quanto riguarda la villa di Via Pisa. Il problema è che poi con l'arrivo del commissario, si sono persi quelli che erano gli accordi che erano stati fatti precedentemente. Quindi quando noi siamo ritornati abbiamo ricontattato anche insieme al consigliere Lampitelli, che aveva la delega alla sanità, purtroppo l'accordo è saltato, quindi loro nel frattempo hanno utilizzato altre strutture per il progetto ABA. Noi nel frattempo comunque ci siamo mossi, è pronto un progetto esecutivo che ci permetterà poi di avviare i lavori e utilizzare quella villa per un altro progetto che gli uffici stanno preparando. Quindi non è che verrà abbandonata, anzi è comunque al centro della nostra attenzione. Grazie. Grazie assessore Mezzacapo. Prego consigliere Tartaglione. Allora, prendiamo atto che è definitivamente, si è chiusa questa possibilità, di fare un centro per i ragazzi autistici, e che però l'amministrazione si sta impegnando a riutilizzare il bene per fini sociali, così come prevede la legge. Faccio presente che sarebbe utile, così come ha fatto il Comune di Roma qualche giorno fa, creare un forum proprio sui beni confiscati alla criminalità, alla Camorra, affinché ci sia una partecipazione da parte delle cittadinanze attive e delle associazioni per idee da promuovere, idee sociali da promuovere nei beni confiscati, in particolare nella villa di cui sopra. Però voglio dire, ormai dopo 5 anni di amministrazione è lungo l'elenco delle promesse disattese. Io ne voglio citare qualcuna: oltre a quella del centro autistico dell'ASL, lo stello della gioventù a Loriano non si è fatto e non si farà, il parco pubblico all'ex GTE non si farà, la piscina comunale è chiusa, il palazzetto dello sport non sappiamo quando inizierà la costruzione, il tempio della box non se ne sta parlando più, in compenso però abbiamo una biblioteca comunale chiusa, le strade dissestate, il teatro Mugnone scoperchiato, il ring verde abbandonato, la situazione ambientale peggiorata, le associazioni che si sono ritirate a miglior tempo, i giovani che scappano e le fontane chiuse.
Thank you.